Luca, noi siamo visti a Valencia, però cominciamo a parlare di emozioni. Cosa hai sentito oggi quando hai fatto il giro con la tua macchina da gara in mezzo ai monumenti romani? Beh, è stata una cosa nuova, unica, veramente bellissima, un'organizzazione fantastica, perché abbiamo guidato le Formula E nei fori romani e fino al Campidoglio e poi addirittura dal Colosseo. E con le strade chiuse i turisti ci guardavano come fossimo un po' dei marziani, è stato veramente bello e ci siamo goduti la passeggiata, diciamo. Ecco, di Valencia invece cosa ci puoi dire della tua prima impressione dopo aver guidato per la prima volta queste vetture che sono completamente diverse da quello a cui eri abituato? Sì, beh, sono vetture comunque difficili, non facili da guidare, perché al di là della guida in sé c'è comunque tanto lavoro dietro di lavoro con appunto sistema elettrico e di gestione e anche di strategia. È stato bello poi anche confrontarsi con gli altri, perché poi alla fine ad Hong Kong, quando si arriverà in gara, ci sarà quello da fare, no? Cercare di batterli. E mi sono concentrato molto sul passo gara e sulle varie strategie di gara energetiche, quindi sono soddisfatto, anche se poi sapere veramente il nostro livello oggi è difficile, ma lo vedremo presto. Cosa ti preoccupa di più, il regen e il consumare meno energia o tutto quello che implica una gara in mezzo ai muri in città? Ma il discorso del cittadino non mi preoccupa, anzi mi esalta. Il discorso del recupero secondo me è abbastanza, diciamo, curioso e sarà importante per me imparare subito come gestirlo nel traffico. Perché da un certo punto di vista vuoi risparmiare, ma non vuoi neanche perdere tempo difendendoti oppure cercare di attaccare senza però portare a casa il sorpasso. Quindi secondo me nel traffico ci sarà una gestione importante da affrontare nel modo giusto. Grazie e ci vediamo a Hong Kong. A presto.